Ok, ci siamo, siamo online e siamo vivi. Buonasera a tutti. Magari presentatevi un attimo voi, che Manuel è la prima volta che ospite qui a casa. Allora, prima te, Manuel, vai. A tutti, sono Manuel e studio con Emanuel. E avrete visto, presumo, qualche articoletto che ha causato un pochino di scandalo in giro. Bene, sono io. La presentazione è bellissima. Ok. Niente, vabbè, volevo prima di tutto ringraziarvi per questa sera che siete qua. Fa piacere chiaramente a tutte e tre, ognuno ha i propri impegni, le proprie attività, le proprie cose, nonostante siamo in un periodo un po' particolare, però comunque ce l'abbiamo. E quindi niente, questa è la cosa importante, che siamo riuniti e mi fa molto piacere della cosa. Quest'oggi avevamo deciso di raccontare, di parlare un po' per quanto riguardava Shuriteto, Maritenna, te. L'unica cosa che io volevo dire prima di iniziare il tutto con le varie domande, sia tra Emanuele e Manuel, è cercare per coloro che guardano di avere un po' più rispetto per quest'arte marziale. Dico questo perché? Perché fa parte del karate. Sento molto spesso su tanti gruppi, tanti video, persone che praticamente parlano di Do, di Bushido, Karate Do, eccetera, eccetera, e poi alla fine non hanno niente di questo Do e niente per quanto riguarda questo rispetto nei confronti degli altri maestri, degli altri stili. Voglio dire, lo stesso noi parliamo di tanti stili diversi, magari alcuni ne pratichiamo, altri no, però sempre con rispetto. Quindi il mio invito per chi sta guardando il video, lo guarderà in seguito, a cercare di rispettare un po' di più, sia sui gruppi di karate, sia su Facebook, su YouTube, eccetera, eccetera, tutti i maestri. Penso che siete d'accordo anche voi su questa cosa qui. Voto in pieno, non Direi cambierei una sillaba. sì. Assolutamente. Emanuele, siamo nelle tue mani. Ma allora, premetto un attimo, faccio una premessa dicendo che ci siamo suddivisi il lavoro, di conseguenza io farò prima magari una panoramica appunto sulle terminologie, cercando anche di spiegarle, e poi dopo invece, per quanto riguarda magari la parte dei kata, se ne occuperà Manuel. In maniera Ok. tale che così non ci accavalliamo e tutto quanto. Vorrei Perfetto. iniziare magari rispondendo prima a una domanda che mi è stata fatta in privato. Mi avevano chiesto un pochettino come funziona il discorso appunto di andare ad analizzare la storia del karate, perché chiaramente si sente ancora in giro, specialmente in determinati ambienti, quelli magari del karate sportivo. La storia del karate è tutta orale, non c'è niente di scritto, è tutta un'invenzione, quindi è difficile dire chi ha ragione e chi ha torto. Beh, non è così in realtà. Io e Manuel facciamo un lavoro, non è il nostro lavoro perché non esiste il lavoro di storico del karate. È sicuramente una passione, una cosa che si porta avanti, però possiamo utilizzare la parola lavoro per intendere questa azione, non in senso stretto, quindi non è un mestiere. Comunque, facciamo questo lavoro di ricerca, in che maniera? Sicuramente andiamo a notare dei fenomeni. È chiaro che la prima cosa che uno va a fare è notare un qualcosa che magari accomuna diverse scuole, diversi stili. Dopodiché si passa alla raccolta delle fonti. La raccolta delle fonti chiaramente può essere l'analisi di libri, l'analisi di articoli, ma anche andare direttamente a parlare con le persone, quindi con i membri delle scuole interessate, quando è possibile, ad esempio quando vado ad Okinawa, farlo di persona o comunque tramite dei traduttori, perché comunque è chiaro, io parlo inglese, parlo anche altre lingue, ma non parlo il giapponese. Andare nei musei, tutto questo fa parte chiaramente poi della raccolta delle fonti, che vanno poi chiaramente analizzate, scartando quelle che risultano essere, diciamo, non troppo veritiere, un pochettino troppo di parte o non attendibili, dopodiché, si analizza il tutto e si elaborano delle teorie, che sono quelle che poi che vengono proposte. Qualora non ci sia chiaramente, una teoria che sovrasta le altre, è dovere di tutti, secondo me, per onestà intellettuale, riportare anche le altre. È troppo facile, dire: questa teoria mi piace di più di un'altra, quindi piazziamola
piego la storia a mio piacere, perché appunto magari mi piace quella teoria, o perché magari mi fa comodo, perché porta maggior credito alla mia scuola, o certo, al mio libro, al mio prodotto, e quindi piego la storia a mio piacere. Questo è un atteggiamento sbagliato, purtroppo è un atteggiamento che può capitare non solo in Occidente, ma anche si può vedere anche persone nel nostro ambiente, sicuramente parliamo di giapponesi o okinawensi, ma per chi pratica altre arti marziali anche cinesi, che tendono invece poi a fare quello che fanno anche gli occidentali, ovvero piegare la storia a proprio piacere. Ci tenevo poi ancora a dire una cosa: io ho parlato di fonti e non di fonte. Questo è molto importante, perché le fonti sono tante e vanno confrontate, perché non sempre queste coincidono. Come ho già detto, bisogna confrontare e filtrare. Perciò è molto pericoloso come atteggiamento, che rimanda tra l'altro a pratiche che con la nostra non c'entrano assolutamente nulla, l'affidarsi a un'unica fonte. Voglio dire una cosa, per quanto possa essere ben fatto, ad esempio, un libro piuttosto che un articolo, per quanto possa essere scritto in lingua originale o meno, per quanto possa anche costare, perché ci sono dei libri che sono molto costosi, non esistono libri ufficiali. Ricordiamoci che anche quelli scritti dagli okinawensi talvolta possono contenere o degli errori o, come abbiamo detto prima, delle manipolazioni volontarie. Si pensi ad esempio al fatto che in molti hanno collegato il kata Wansu al saposhi cinese Wanji. Perché? Perché faceva comodo. Creava una storia dietro. O il fatto anche di collegare il kata Kusanku al personaggio citato nello Shimaiki Kusanku. Anche lì va a creare sempre un collegamento. Ma queste sono cose che non hanno fatto gli occidentali. Le hanno fatte degli okinawensi. Quindi anche un qualcosa di okinawense non è mai ufficiale. Bisogna sempre confrontarlo. Altra cosa importante: le fonti possono anche essere occidentali. Ci sono degli storici occidentali che lavorano molto bene e talvolta hanno contribuito a portare alla luce determinate informazioni che poi aiutano nella ricerca anche gli okinawensi o i giapponesi stessi. Un caso molto recente, adesso, proprio oggi o comunque in questi giorni, Naoki Motobu ha pubblicato un articolo sul Motobu Sochin e ha citato Quast e non ha citato Manuel Vignola, ad esempio, o meglio, ha detto c'è uno straniero, un praticante straniero che mi ha chiesto mi ha fatto fare delle ricerche, mi ha dato l'imbeccata, non ha detto chi era, ma è lui, cioè voglio dire, alla fine... anche gli okinawensi e i giapponesi apprezzano il lavoro degli occidentali, quindi non sempre devo andare a prendere un qualcosa di strettamente asiatico. Detto questo, oggi parlavamo appunto, dovremmo parlare della suddivisione tra nate, tomarite e shurite. Questo è un argomento molto 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 particolare, nel senso che c'è un pochettino di confusione. Su questo però vorrei dire prima un'altra cosa. Bisogna anche qua andare a prendere determinate fonti. Allora, se noi andiamo a analizzare quello che ci viene detto e che troviamo in quasi tutti i libri, tutti gli articoli, non è nient'altro che la suddivisione che troviamo fatta negli anni 30, ok? Quindi troviamo lo shurite, il nate e il tomarite. Spiegati semplicemente, questo è il kata che si faceva a shuri, questo è questo è il karate che si faceva a Na e questo è il karate che si faceva a Tomari. Va bene, una suddivisione fatta così, in maniera geografica, senza nessuna spiegazione di sorta, e che chiaramente porta poi delle polemiche, perché giustamente si dice, vabbè, ma questa è una semplice suddivisione fatta in tempi relativamente moderni, che chiaramente non è soddisfacente. Però se noi invece andiamo a vedere quello che è stato poi il lavoro di altri maestri che hanno elaborato diverse teorie in merito e andiamo a prendere i loro articoli, le loro interviste e di nuovo i loro libri, che adesso vado poi a citare, vediamo che effettivamente una suddivisione esisteva, anche se in realtà non è questa.
Allora, se andiamo un attimino con ordine cronologico, perlomeno per data di scoperta di queste fonti, incontriamo il Dode Jukun di Ankuitosu Sensei. Okay? Quindi le 10 regole, le 10 lezioni, le 10 leggi, a seconda della traduzione, sul karate, scritte e mandate poi al Ministero dell'Istruzione giapponese per l'introduzione del karate nelle scuole. Il maestro cita due termini, Shorin e Shorei. Non approfondisce più di tanto, nel senso che comunque quello è un articolo che ha un altro scopo, però per noi è importante, perché troviamo già questi due termini, che ritroviamo poi di nuovo nella suddivisione dei kata fatta da un maestro molto famoso, il maestro Funakoshi. Nei suoi libri lui suddivide i kata tra kata Shorin e kata Shorei. Molto spesso anche questa suddivisione ha portato a dei dubbi. Sulla base di cosa li ha divisi? Molti si chiedono. Perché questa divisione? È corretta questa divisione? Molti sono addirittura arrivati a dire no, non capiva niente, ha fatto una divisione così, giusto per. Questo è assolutamente stupido, ma lo vedremo alla fine, il perché. Sempre andando avanti, abbiamo poi un'intervista fatta dalla Okinawa Shoryu Karate do Kyokai, di cui tra l'altro sono membro, al maestro Shibana. Questa intervista è del 1966. Anche qua il maestro Shibana spiega una differenza tra i vari tipi di kata. Lui non lo chiama Shorin e Shorei, lui lo chiama Shurite e Naate. E dà una spiegazione, ma anche questa la rimandiamo qui al finale, perché poi vedremo che queste spiegazioni sono, c'è qualche cosa. Sono tutte, vogliono poi dire tutte la stessa cosa, però è importante fare queste premesse in maniera tale che poi non sembri una teoria campata in aria da me o da Manuel o da tutte e due, ma è un qualcosa che esisteva già e che forse molti non sanno, o addirittura è andato perduto o è caduto in disuso, un po' come i punti cardinali dei kata, che anche quelli sono un argomento poi interessante, e che magari è giusto invece riportare alla luce. Andando avanti, abbiamo poi un'altra fonte importante, poco nota, perlomeno dalla massa, nell'autobiografia di Yoshimura Chogi, che tra l'altro è stato anche un ottimo artista, e a te potrebbe interessare approfondire l'argomento in questo senso, compare una frase dove lui, adesso la cito così a memoria, non vado a leggerla, dove lui parla del karate di Matsumura Soken ovviamente, e del karate di Igaonna. E dice, il karate di Matsumura era noto come Okinawate o Uchinadi, a seconda che usiamo la pronuncia giapponese o quella okinawense, mentre quello di Igaonna, o Igashionna, per dirlo anche lì all'okinawense, veniva detto Todè, in giapponese, o Toudi, se vogliamo usare di nuovo l'Uchinaguchi. Anche questo è molto importante, ci crea di nuovo una divisione, ci fa capire c'è di nuovo una suddivisione. Cito ancora alcune fonti, sempre tornando al maestro Shibana, ma andando a un'altra intervista, quella fattagli da Shoshin Nagamine, un'altra persona, un altro personaggio molto importante per la storia del karate, un'intervista pubblicata nel 1957 sull'Okinawa Times. Maestro Shibana fa un'altra distinzione, parla del T di Chatanyara, che noi adesso tra l'altro tramite Masahiro Nakamoto Sensei, che è un ottimo storico, sappiamo anche la biografia, sappiamo chi era perlomeno il primo Chatanyara e poi le generazioni a seguire, e lui cita Shibana, il T di Chatanyara è il Todè di Sakugawa. Quindi anche qua di nuovo abbiamo una distinzione. Una distinzione che comunque è stata fatta anche in base cronologica e, come ho già detto, anche nelle precedenti interviste, videoconferenze, chiamiamole come si pare, altri autori hanno fatto in base chiaramente ai periodi storici. Ma chi è che fa anche una divisione tra Naate e Shurite? La fa anche Motobu. Motobu ci dice che lo Shurite, e Motobu, come al solito, essendo molto pratico, va più sul tecnico, ok? E ci dice chiaramente nello Shurite o nello Shorin, perché poi vedremo che i due termini in realtà
alla fine nella teoria che andiamo a lavorare sono quasi dei sinonimi. Si utilizza l'80% dell'energia, a differenza di quello che è richiesto invece nel NADE, ovvero l'utilizzo del 100% della forza. Questo effettivamente ci fa già capire due cose. Da una parte si predilige, e questo può suonare familiare a chi ha letto anche Funakoshi, da una parte, Shuri o Shorin, si predilige la velocità e l'uso non al 100% della forza, dall'altra parte, Nate o Todè, si utilizza invece il 100% della forza a discapito anche della velocità o dell'agilità. Certo, certo. Vabbè, ma questo d'altra parte lo si vede anche dai kata praticamente. Sì, dalle posizioni, dall'uso del corpo. Un'altra cosa che viene fuori e viene citata anche appunto da Motobu è l'utilizzo dei piccoli teisabaki dello Shorin, ovvero tecniche atte a schivare i colpi avversari, non paragonabili però a quelle cinesi della Cina del Sud e a quelle delle altre scuole okinawensi, dove invece il movimento è molto più ampio. Addirittura questo movimento poi in Giappone diventerà ancora più ampio, portando per quelli che hanno fatto Shotokan alla famosa uscita a 45 gradi, che era un movimento molto molto ampio, non che non ci sia, per carità, anche a Okinawa, ma è una cosa molto più piccola, più pratica. E nello Shorin diventa addirittura un movimento molto simile a quello che possiamo ancora trovare in una delle ultime scuole che potremmo definire di T, il Motobu Dundi, quindi la scuola della famiglia Motobu. Sono movimenti piccoli, spesso fatti o solamente con le anche, quindi neanche anche senza spostare la posizione dei piedi a terra, ma semplicemente ruotando le anche o il busto, al fine di lasciar scivolare i colpi o togliersi dalla linea di attacco dell'avversario, sì, per poter poi entrare invece e contrattaccare quasi immediatamente, se non addirittura utilizzando il principio del meotode o mitodia, secondo anche qui della pronuncia, addirittura farlo contemporaneamente, quindi difesa e contrattacco immediati, spezzo la volontà di attaccare dell'avversario. Questo si contrappone un pochettino a quello che invece poi è il mondo del Nate. Vado avanti ancora un attimo con le fonti, proprio per far vedere che alla fine ce ne sono veramente tante, ma veramente molte. Bisogna solo unire i puntini alla fine del raccolto, ok? Dopo che ho raccolto tutto quanto, ci basta veramente unire i puntini perché venga fuori il disegnino. Certo. Torniamo un attimo ad esempio al maestro Funakoshi. Il maestro Funakoshi chi cita molto? Cita il maestro Sato, uno dei due insegnanti principali. E cosa diceva anche Sato? Diceva che bisogna avere mani e piedi come spade. Ovvero, devo intendere non solo le mie mani e piedi temprate e pronte a colpire, ma devo anche pensare che gli arti dell'avversario sono delle armi e possono veramente causarmi dei danni seri. Quindi devo farmi colpire il meno possibile. Questo andava un pochino a cozzare poi con quello che invece diceva il maestro Itosu. Ma neanche del tutto, perché se andiamo a prendere quello che diceva il maestro Itosu, lui diceva di lasciare rimbalzare i colpi e di essere in grado di incassare. Va benissimo, questo può sembrare però detto molto in maniera molto grezza, può sembrare un atteggiamento alla Bud Spencer, per fare una battuta. In realtà, se noi andiamo di nuovo a vedere quello che poi è lo Shorin, presenta un principio che si pone a metà strada tra i due. E torniamo di nuovo al discorso di prima, ovvero inclinare il busto al fine di lasciar scivolare l'attacco. Parlo ovviamente di tecniche frontali, di attacchi frontali, e lasciarlo scivolare, ma non semplicemente inclinando il busto, ma anche utilizzando gli arti in maniera morbida, ok? Al fine di lasciar scivolare fuori l'attacco e trovarmi immediatamente a corta distanza, ok? Se io non esco, se io non mi sposto e lascio scivolare l'attacco e lo lascio andare via,
lo lascio andare fuori, mi trovo vicino all'avversario. Questo cosa comporta? Un contrattacco immediato che spesso e volentieri lascia poco scampo, ok? Poi dipende chiaramente dall'abilità dei praticanti, non c'è uno stile superiore all'altro, questo certo. È un altro mito da sfatare. Questo, cos'altro diceva anche, tornando invece di nuovo a Motobu, riguardo alle origini, ad esempio, dello Shurite? Si diceva due cose. La prima, chiaramente, scusate, la prima ce la dice il nome stesso, ovvero è un qualcosa che si è sviluppato vicino alla corte di Shuri, ok? E nei villaggi limitrofi. Ma quello che ci dice sulle origini di e quindi del T, ok? Quello che invece ci dice poi Motobu Chōki, cos'è? Che le origini probabilmente provengono dagli stili della Cina del nord. Anche questo sarebbe un attimino poi da analizzare meglio, ma effettivamente se andiamo a prendere come termine di paragone uno stile cinese che adesso è uno stile del sud, del Fujian, nato nel Fujian, ma la cui base, il cui nucleo centrale in realtà deriva dal nord della Cina e precisamente dal Tempio Shaolin del nord, e sto parlando del Wuzhu Quan, dello stile dei cinque antenati, nato sì nel Fujian, ma il cui nucleo centrale arriva dal nord della Cina, ritroviamo di nuovo delle similitudini tecniche e talvolta possiamo addirittura trovare kata quasi simili, non uguali. Quasi simili a quelli cinesi Okinawan, a quelli dello Shorin, a quelli dello Shorin. Quindi anche questo potremmo anche dire potrebbe essere un ulteriore indizio che va a confermare ciò che andava dicendo Motobu. Non era proprio una cosa campata in aria, anche se lui ci mette già in guardia e ci dice molte forme comunque praticate a Okinawa non si trovano più in Cina. Ma è normale, l'abbiamo già detto anche le altre volte, cosa è successo a Okinawa è successo anche in Cina, le forme si sono evolute, gli stili si sono fusi assieme, divisi, sono cambiati, è normalissimo, questo è l'andare della storia e dei tempi, non possiamo... Ma ci vorrei specificare una cosa, lui ha trovato uno spezzone, non il kata, uno spezzone, che è praticamente identico al punto, diciamo, centrale del Katakusanku. Sì, è vero. Colpo alla testa, calcio e guardia presa in giro. Uguale, identico, in una forma proprio del Wuzhu Quan. Sì, in una scuola, effettivamente, quando ho pubblicato l'articolo sul Seisan, chiaramente sì. Poi non ho citato questa cosa, vabbè, ormai mi hai messo in imbarazzo e devo dirla. Io volevo è andata. Per il libro, invece, vabbè, dobbiamo dirla, analizzando le varie forme di varie scuole, perché anche il Wuzhu Quan è diviso in due lignaggi principali, ma poi ha tante sottobranche, il Wuzhu Quan, per intendersi, lo stile dei cinque antenati, detto in italiano, c'è una forma che assomiglia molto al Kusanku, alla parte centrale, al nucleo centrale del kata Kusanku. Faccio solo una piccola correzione. Tu hai fatto il gesto del Chatanyara. In realtà c'è la frontale, la mano, ok? Sì. Senza contare un'altra cosa, visto che stiamo mettendo in piazza tutto, il resto del kata assomiglia molto al Kusanku Shō. Questo non io non Kusanku. Lo puoi dire, lo hai detto tu, però. E vabbè, non possiamo dire le cose a metà. Comunque, gli studi andranno avanti anche in questa direzione. Tornando a noi, quindi abbiamo dei termini di paragone anche in Cina, bisogna solo saper trovare i punti che coincidono tra gli stili cinesi e quelli okinawensi. Per quanto riguarda invece il latte, sappiamo che le origini sono differenti, chiaramente il nucleo centrale probabilmente, come concorda anche con le teorie espresse già a Okinawa e in un secondo tempo da Patrick McCarthy, trova ovviamente nascita nel villaggio di Kumemura, l'insediamento cinese, ma non solo, ci sono stati poi continui traffici commerciali tra la Cina del sud e, ripeto di nuovo, l'area del Fujian che ci interessa, in particolare due città, Quanzhou prima e Fuzhou dopo, che
erano un pochettino anche le porte d'ingresso poi per andare verso la capitale. Ecco, queste sono invece quello, le origini, le principali, perché poi non sono tutte lì, ma le principali origini di quello che invece poi sarà il Nate. Quali sono i kata che accomunano determinate scuole di Nate? E non sono tutti i kata di Nate, chiaramente, e dopo vedremo il perché. I kata principali del Nate, derivato dal Fujian, sono quattro. San Chin, e c'è ancora nel Fujian. Seizan, e c'è ancora nel Fujian. Abbiamo trovato di recente il kata dal quale deriva. Ma poi abbiamo ancora Sanseru e Suparinpei, o Pechurina anche, a seconda, perché per qualcuno è lo stesso kata, ma se andiamo a parlare con quelli del Tonryu ti dicono no, sono due kata differenti, e questo lo diceva già Kyoda Juatsu, quindi, però grosso modo il kata è quello, per intendersi. Questi sono i kata alla base, come abbiamo già detto le altre volte, di Goju-ryu, Don-ryu, Kojo-ryu, Ryuei-ryu, Uechi-ryu, escludendo il Suparinpei, anche se anche lì ci sono molti che dicono che il Suparinpei dell'Uechi-ryu esiste, ci sono diversi kata in giro, non si sa se sono veri, se sono finti, è un capitolo aperto, non è il nostro campo e va bene così. Ad ogni modo, questi invece sono i kata che identificano il nucleo centrale, quello su cui poi si sono sviluppate le scuole e gli stili nati dal Nate o dal Fujian. Uechi-ryu, è vero, Uechi-ryu non deriva dal Nate in senso geografico, da Na, dalla città di Na, o comunque dai sobborghi, dai villaggi vicini, deriva dal Fujian, certo, come no, ma fa parte di questa famiglia, è innegabile, non si può negare una cosa del genere. I kata sono quelli, per quanto differenti, i kata sono quelli. La base è quella là. Assolutamente sì. Poi, per carità, sono stati inseriti anche altri kata, ma sono kata elaborati dopo, ok? Ma la base è quella, la base è sempre quella. Quali sono invece i kata che poi sono diventati tipici dell'area di Shuri? Inizio dal più giovane, il Naihanshi, che come abbiamo già detto l'altra volta, sappiamo anche che lo faceva già Matsumura, sempre tramite una testimonianza di Motobu Choki. Abbiamo il kata Passai, che è il più diffuso e forse anche il più tipico dello Shurite o dello Shorin. E poi l'ultimo, di cui sappiamo l'origine, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, il Kusanku, che è stato creato da Li Dao, ovvero il primo Chatan Yara. Okay? Ce ne sono diversi di Chatan Yara nel tempo. Non è detto, e qua voglio aprire questa parentesi, non è detto che il kata all'interno della famiglia poi si sia mantenuto uguale, potrebbe anche essere stato ampliato, modificato, quindi l'attuale Chatan Yara potrebbe non corrispondere al Kusan con quella delle prime versioni, sì. E abbiamo infatti anche una linea diversa, abbiamo quella linea che potremmo definire del Matsumura Kusanku, e non sto parlando del Kusanku Mei o Kusanku Mai a seconda della pronuncia, ma stiamo parlando proprio di un'altra cosa che poi vedremo magari un'altra volta più avanti, perché è un argomento molto particolare. Esattamente. Come? È spinoso. È spinoso, sì, è anche scomodo. Quindi, concludendo, abbiamo citato tutte queste fonti, abbiamo citato tutti questi maestri, questi articoli, e cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire esattamente quello che ci spiegano, appunto, già semplicemente Shibane e Funakoshi. Che cos'è lo Shurite e che cos'è il Nate? Attenzione, avete visto che sono passato da tre termini, Shurite, Nate e Tomarite, a due termini, Shurite e Nate. Shurite è quello che Shogi chiama Okinawa-te, o che Itosu e Funakoshi chiamano Shorin, ovvero lo stile nato, autoctono dell'isola, che dopo ha assorbito conoscenze cinesi, ma che è nato nei sobborghi di Shuri e nella capitale, derivato direttamente da quello che si praticava nella capitale, dal tea.
assorbendo poi determinate conoscenze, come vediamo ad esempio il Kata-Kusanku, come abbiamo detto l'altra volta, è comunque del 700, cioè non è una cosa antichissima. E che cos'è invece il Nate? Perché non cito Tomari Te e dico solo Nate? Perché sempre secondo questi maestri, lo Shorei, che invece Chibana cita Nate, e lo dice espressamente, con il termine Nate si indicano i kata cinesi, e si indica quindi tutto ciò che è arrivato successivamente dalla Cina. E questo va a includere cosa? Nate in senso stretto, quindi quello che si faceva fisicamente a Na, e non parlo solo dei kata, ma proprio del modo di vivere il karate. Quello che si faceva nel villaggio di Kume, che adesso fa parte di Na, come tutto d'altronde, ma una volta era una cosa a parte, anche perché se andiamo a analizzare poi le varie responsabilità dei vari funzionari del governo del regno delle Ryukyu, vediamo che effettivamente era amministrato in maniera separata e spesso, spesso collaborava tra l'altro con l'area di Shuri, perché erano ritenuti due nuclei fondamentali, ma questo è un altro discorso. E anche il Tomari Te, quindi quello che noi oggi chiamiamo Tomari Te, e che dopo, vabbè, questo lo spiegherà poi Manuel, io faccio solo la premessa poi a quello che dirà lui, quello che noi chiamiamo Tomari Te oggi in realtà è l'unione di determinate cose che sono giunte dallo Shuri Te e di cose che erano autoctone di quello che era chiamato Nate o Shorei, a seconda dell'autore. Ci sono dei kata tipici, però, proprio di quell'area. Esistono anche kata tipici, d'altronde, di Kumemura, ok? Sappiamo, ad esempio, che Usu è un kata di Kumemura. Ma sappiamo anche, e questo ce lo dice di nuovo il nostro Motobu Choki in Watashi no Karate Jutsu, sappiamo anche che due kata in particolare erano proprio tipici ed erano, anzi lui dice proprio, erano praticati solamente nell'area di Tomari, e ci dice Roai e Wansu. Quindi sì, esiste un qualcosa che è strettamente Tomari Te, ma all'epoca la suddivisione non era tra Nate, Shuri Te e Tomari Te, all'epoca era tra Shorin e Shorei o Shuri Te e Nate. E Nate andava a comprendere tutto questo. Effettivamente, se noi andiamo poi a analizzare i vari lignaggi, i kata, il modo di eseguire i kata, perché è molto importante anche questo, non è solo il kata, perché poi nel tempo è successa una cosa, dopo che il karate è uscito dalle cortine dell'oscurità, di nuovo per riportare avanti questa citazione molto importante, cosa succede? Che un kata che era tipico di una zona si va a praticare anche in un'altra. Certo. È normale, si è mischiato. Vabbè, ma è normale anche con l'evoluzione del tempo, questo è chiaro che... Ma è la base del karate moderno, attuale, è la base di quello che è nato poi dall'800-900 in avanti. E questo, anzi, forse, scusami, proprio grazie a questo, fortunatamente, determinate cose sono arrivate anche a noi oggi. Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Cos'altro però è importante dire su questo argomento? Che nonostante magari i kata si siano mischiati, l'uso del corpo è rimasto tipico. L'uso del corpo è rimasto tipico. Per parlare un attimino velocemente del maestro Itosu, e poi mi avvio a concludere, è vero che lui all'inizio aveva tanto Nate, che a questo punto potrebbe includere anche quello che successivamente è stato definito Tomari Te. Ricordiamoci, lui ha seguito anche Gusu Kuma di Tomari come insegnante, e Shuri Te. Tant'è che addirittura il maestro Yabu arrivò a definirlo 60% Nate e 40% Shuri Te. Ma successivamente, e questo lo sappiamo di nuovo non grazie a me, ma di nuovo grazie all'intervista del maestro Shibana, sappiamo che nel tempo vennero poi selezionati, ed è evidente anche dalle ricerche tecniche storiche che stiamo portando avanti nel confronto delle varie versioni dei kata nel tempo presenti nei vari lignaggi derivati dai Tosu, vediamo proprio che non solo va a fare che va a eliminare tutti i kata che non sono tipici di Shuri,
ma va a ripristinare quello che è l'uso del corpo tipico di Shuri, quindi va a eliminare tutta una serie di particolari che invece troviamo magari ancora in altri lineaggi e che non sono tipici di Shuri. Infatti, se noi prendiamo ad esempio il Katapassai che faceva il maestro Funakoshi e poi quello che ha portato invece avanti magari il maestro Shibata, Shibata, o il maestro Tokuda, o il maestro Gusukuma, non Gusukuma Itomari, ma Gusukuma l'allievo, quello che in giapponese chiamano Shiroma, l'allievo di Tosu, vediamo che, essendo che gli ultimi due l'hanno seguito fino alla fine, anche perché erano più giovani, hanno adottato nuovamente vecchi modi di muovere il corpo. Quindi troviamo dei Kirikaeshi, dei Taisabaki, di nuovo piccoli, dei movimenti di rotazione del busto che non troviamo invece in altre versioni, come ad esempio quelle di Funakoshi o quelle di Anashiro, Chomo anche. Detto questo, volevo poi solo dire una cosa, giusto per concludere. Eviterei anche di dirla, sinceramente, però mi è stato chiesto... Sì, mi è stato chiesto, e tanto vale dirla a questo punto, mi è stata chiesta una replica e non voglio citare nessuno, non voglio dire niente in merito. Fatto sta, volevo solo fare una precisazione. L'altra volta, forse la prima intervista che abbiamo fatto, ho spiegato appunto che a Okinawa si usa il termine Okinawa dentro karatedo e che non si usa invece il termine karate antico e quant'altro. Vabbè, sono nate poi le solite polemiche, non ci addentriamo, è già stato dato troppo spazio a tutto questo argomento stupido, però visto che mi è stato chiesto di replicare a un video dove sono stato citato, io replico tranquillamente. È vero, sì, esistono dei termini come koryu, come kushiki, eccetera, eccetera, ma è vero che indicano la parola antico, ma esiste anche in italiano la parola antico, possiamo anche usarla noi. Ma non vengono... Scusa, sai perché sto sorridendo? Perché a telefono, voglio dire, te ne abbiamo parlato talmente tanto che oramai è argomento di tutti i giorni. Però no, fai bene, giustamente. È una stupidata proprio. Vabbè, lasciamo stare, evitiamo polemiche. Ha preso il posto della farfallina di Belen. Sì, praticamente sì. Ad ogni modo, è vero, sì, vengono utilizzati, ma vengono utilizzati per cosa? Non per definire il karate in sé. Vengono utilizzati per definire, ad esempio, dei kata, koryu passai è un esempio, o per parlare della storia del karate, da dove deriva il karate, ma nessuno si sogna di utilizzare quei termini per definire quello che è il karate di Okinawa, perché lo sappiamo tutti, non è così. Certo. Il karate di Okinawa nasce tutto poi... In epoca moderna, le scuole perlomeno. Altra cosa molto importante, non è vero che dire karate tradizionale possa creare poi delle confusioni con il karate cosiddetto tradizionale giapponese, per un semplice motivo: non sono stupidi gli okinawensi, ci hanno già pensato loro, e infatti loro non dicono dentro karate edo, dicono Okinawa dentro karate edo, cioè è una parola fondamentale quella. Dice già tutto, ti sta dicendo è il karate tradizionale di Okinawa, e loro ci tengono molto a questa distinzione, sebbene ci vadano cauti nell'attaccare il karate giapponese, perché loro non fanno polemiche, non è come si sente dire qua, loro ci vanno cauti, sanno che sono due cose diverse, ma non vogliono creare polemiche e cose varie. Concludo dicendo semplicemente che utilizzare il termine karate antico a Okinawa, in Italia, scusate, non è la stessa cosa, non ha niente a che fare appunto col termine Okinawa dentro karatedo che viene utilizzato a Okinawa, per il semplice fatto che loro col termine Okinawa dentro karatedo includono tutto il karate di Okinawa, mentre certo. In Italia questo termine, poi per carità può essere opinabile la cosa, non mi riguarda, si tende invece a identificare solo una parte del karate, quindi sono proprio due definizioni diverse, ed è per questo che io all'inizio, l'altra volta, speravo di non tirare su un polverone,
ho detto quella cosa lì, ovvero si utilizza un termine e non si utilizza l'altro. Certo, ma poi scusami se ti interrompo, riguardo proprio questa cosa, voglio dire, molte volte, per esempio, a me è capitato sia di parlare con te, con Manuel, ma anche con altri praticanti in Italia, a Napoli, poiché c'è questo modo di dire tra tanti praticanti e maestri di Shotokan, Shotokan moderno, Shotokan tradizionale, già che tu dici Shotokan tradizionale, è come se costringi chi fa karate di Okinawa a dire che quello è ancora più antico, tradizionale, ultraterreno e vecchio, perché chiaramente la gente non capisce. Molte persone ho sentito parlare, allora quindi quello è lo Shotokan, quello antico, quello proprio originale. Allora sai, ti trovi un secondo così. Allora un attimo, scusami a volo, Maurizio scrive sotto la live, ciao ragazzi, vi chiedo un parere visto che si parla dell'uso del corpo. Lui voleva sapere per quanto riguarda l'uso del corpo di Mabuni. Voglio sentire prima la vostra, poi dico la mia. Ma allora, dico la mia, poi magari si vuole replicare anche Manuel e poi dici vai, tu vai. La tua. Allora, per quanto ne sappiamo a livello storico, io parlo della parte okinawense, poi quello che è successo in Giappone lo lascio a te. Mabuni inizia con... inizia chiaramente ad approfondire uno stile, ma perché a Okinawa si approfondiva uno stile, poi dopo al massimo si integrava con altri stili. E con cosa inizia? Inizia chiaramente con lo Shorin di Tosu, lo sappiamo benissimo. Successivamente si reca anche dal maestro Igaonna e integra anche alcuni kata di Goju-ryu. Ha preso qualcosa anche successivamente, sebbene rielaborata o creata sulla base di, ha preso qualcosa dalla gru bianca di Gokenki, ha preso qualcosa da Uechi Ryu, però l'impianto centrale era lo Shorin Ryu del maestro Itosu, e questo comunque è evidente, ma non l'ha fatto solo lui, attenzione, perché non tutti sanno che comunque sia un altro maestro che io ho citato prima, che quello che in giapponese viene definito Shinpan Shiroma, secondo la pronuncia giapponese, ma che è Shinpan Gusukuma, ha creato anche lui, oltre a portare avanti lo Shorin, perché ha portato avanti anche lo Shorin, ha creato quello che a volte viene definito, anche se oggi c'è solo una società okinawense che lo porta avanti, e tra l'altro anche la prefettura ogni tanto si confonde perché non si ricorda di questa associazione, perché è molto piccola, sebbene sia stata citata pochi anni fa su sull'Okinawa, su una rivista okinawense comunque. Gusukuma ha portato avanti una branca differente di Shito Ryu. Esattamente, sì. Ma sai, se non erro, Mark Bishop mi sembra che nel suo testo ne parla. Sì, però sai, Bishop potrebbe aver fatto anche degli errori, ci sta, ma abbiamo appunto una cosa recentissima come questo articolo che aveva scritto qualche anno fa Miguel Dalus, dove appunto si citava questo maestro come erede dell'associazione okinawense dello Shito Ryu di Shinpan Gusukuma, e lui ha fatto la stessa cosa di Mabuni, ovvero se noi andiamo a vedere i kata di Gusukuma, che ci sono ancora, alcuni sono praticati in alcune scuole molto piccole con cui stiamo prendendo contatti, oddio, in realtà i contatti li avremmo anche già perché fanno parte della nostra stessa federazione, e anche le foto stesse di Gusukuma che si trovano in alcuni libri, vediamo che comunque l'impianto centrale dell'uso del corpo è lo stesso, o perlomeno quasi al 100% uguale a quello di Chibana, quindi è rimasto quello di Itosu. E la stessa cosa aveva fatto all'inizio Mabuni. In Giappone dopo sappiamo cosa succede quando il karate arriva in Giappone, tende a cambiare un pochettino, a volte è volontà dei maestri, a volte invece è volontà poi degli allievi che arrivano dopo. Comunque su questo poi lascio la parola prima a Manuel e poi a te. Ribatto anch'io a Maurizio, già che ci sono. Con Maurizio avevamo già parlato diverso tempo fa degli influssi, una breve conversazione, degli influssi del Uechi Ryu nello Shito Ryu, perché nello Shito Ryu viene praticato un kata, in alcune linee addirittura due, che si chiama Shinpa. Shinpa è il risultato dell'elaborazione di Mabuni sulle tecniche e i principi
che ha appreso e scambiato con Kambuweci. Però giustamente Maurizio a quel tempo disse: quel katà di Weci c'ha ben poco. Ha ragione, ha ragione. Lui è un praticante di Weci, ovviamente quello che appare nel katà Shinpa può ricordare l'Weci, ma ovviamente non ha le particolarità dell'Weci Ryu. Poi ovviamente non è la mia scuola, quindi io sul lato tecnico non ci metto bene. Però anche a vederlo rassomiglia, ma è diverso. Per un semplice motivo, perché Mabuni ha fatto quello che ha fatto Funakoshi, perché anche Funakoshi non è che ha studiato solo con due maestri, ce n'ha un bel elenco, un bel elenchino. Vabbè, una cosa tipica poi all'epoca, questa cosa una qua, cosa voglio tipica. Dire. Poi sì. uno utilizza lo stile principale, la scuola principale, importa elementi da altre parti, però l'impianto principale, come ha detto Emanuele, è quello. È quello, certo. Se noi vediamo i katà di Gojo Ryu, eseguiti da un praticante di Shito Ryu, e non sono quelli, per esempio, facendo il donna, cioè è ben diversa la faccenda. Quindi uno tende a comprendere i principi e a rimodellarli secondo la sua linea. Un altro esempio che mi viene in mente, perché l'ho citato di recente in un articolo che ha causato un vespaio, è Fusei Kise. Bravo. Ah, okay. Fusei Kise, la sua linea principale è il Matsumura Saito o Ansoken. Lui ha studiato anche l'Okinawa Kenpo, quindi Shigeru Nakamura, però era anche amico della famiglia di Zenryo Shimabukuro, quindi ha importato dei katà dalla Seibukan, sostanzialmente Ananku, Shu, una versione di Passai che ha insegnato per pochissimi anni, e non sapete cosa abbiamo dovuto fare per recuperare il video di quella dannata versione, è stato un incubo, però ha tutto adeguato alle linee principali del Matsumura Saito. La Nanku di Kise non è la Nanku della Seibukan, lo schema è quello, ma cambiano le posizioni, cambiano i principi di movimento, cambiano un bel po' di cose, e Mabuni ha fatto la stessa cosa. Quindi l'impianto di Mabuni è lo Shorin di Itosu, ovviamente con tutte le particolarità, tutti i dettagli che ne conseguono, ma anche i katà di Gojo Ryu, di Gru Bianca, sono eseguiti alla maniera Shorin. Non è che ci sono differenze, perché un praticante può fare un katà di Nate, può fare un katà di Shurite, ma il movimento del corpo è quello, non si può cambiare. Cioè, una volta che viene interiorizzato, e non si può cambiare, semmai viene una cosa ibrida che non ha neanche senso. Ma quindi... non sarebbe neanche possibile una cosa del genere, tra l'altro, perché vuol dire non approfondire niente, cioè non hai approfondito né l'uno né l'altro, sei a metà uno e metà l'altro, come fai? Non è pratica, ma e infatti non facevano così. Esatto. No, io invece personalmente, soprattutto per quanto riguarda la branca Shito Ryu contemporanea, penso che c'è un macello totale. A parte quello che avete detto voi, ma oggi c'è un macello proprio totale. Questo, senza parlare chiaramente di maestri, allievi, eccetera, eccetera, lo posso poi trasportare anche nel Kobudo. Io penso che il problema fondamentalmente, ripeto, per quello che avete detto anche voi, è l'uniformare qualsiasi katà. Cioè, faccio un esempio banale, noi andiamo a fare un seminario, ok? C'è il maestro che fa il katà, che ti devo dire, Kurumpa, il maestro che fa Tomari no Passai, e poi c'è il maestro che fa, ma vanno bene anche solo questi due katà. Ora il problema è che io posso capire il maestro che giustamente fa Goju Ryu da 850 anni, chiaramente va a fare Tomari no Passai, è chiaro che ha un modo di muoversi che è differente magari dall'altro, però se tu hai l'intenzione di studiare entrambe le linee, dovresti, almeno secondo il mio pensiero, poi può essere pure tutta una sciocchezza, mi sto sbagliando completamente, dovresti seguire quella linea se stai facendo Goju Ryu. Se stai facendo Shorin Ryu, dovresti seguire quell'altra linea. Non puoi fare il katà Shorin Ryu, cioè esagerando magari cose che non sono di quell'area. Stessa cosa nel Kobudo. Personalmente, per esempio, a un certo punto mi sono reso conto che c'erano delle cose
in uno degli stili praticati da me, nel Kobudo, presi da Tahire e da Nakaima, ma che sono stati uniformati e non riportati come anticamente erano. Chiaramente voi due già avete capito, però sto cercando di non andare troppo nei dettagli, però è la stessa cosa col karate. Cioè io vedo per esempio una differenza incredibile tra, ti faccio un esempio banale, ne parlammo se non mi sbaglio 2 settimane fa, questo grandissimo Matsumura no Passai, che si pratica nello Shido di Mabuni, che non c'entra, scusatemi la parola in giapponese antico, che non c'entra un cazzo chiaramente con quello che si pratica ad Okinawa. Cioè c'è un movimento che è totalmente differente, tralasciando poi lo schema. È chiaro che anche fare semplicemente questo movimento qua, magari entrambi lo facciamo simile, ma il modo proprio dell'esecuzione, no, è differente. E questo lo si vede sia con i kata di karate che con i kata di kobudo. Anzi, per esempio, per concludere pure la stessa cosa che stavi dicendo prima tu riguardo alla classica Koryu, Dento, eccetera, eccetera, specificare Okinawa vicino è importantissimo. Per esempio, a me è capitato stessa cosa a Tokyo, ad Osaka. Ah, tu pratichi Kobudo, la Naginata, gli Ari, no, Kobudo di Okinawa. Ah, Kama, Tompa. Cioè, già per esempio questa cosa qui, che magari per gli italiani è una cosa stupida, cioè uno dice Kobudo, è chiaro che quello di Okinawa, non è così, perché tu devi specificare che tipo di Kobudo è, ma come la stessa cosa, karate, quando uno dice, vabbè, tanto quello il karate è uno solo, in teoria il karate è uno solo, ma sono 10.000 miliardi di karate differenti. Quindi... Guarda Carlo, ti faccio un altro esempio, perché vai, me l'hai fatto venire in mente adesso. Ed è proprio tipico, ne avrei parlato, l'avrei ripreso più avanti, però me l'hai fatto venire in mente adesso e te lo dico adesso. Vai. La scuola Gohakukai è una scuola relativamente minore, è poco conosciuta, relativamente poco conosciuta. Praticamente il fondatore ha studiato sia il Goju-ryu che il Tomari-te. Ok. Ma se tu vedi i kata di Tomari di quella scuola, sono fatti alla maniera Goju-ryu. Perché? Per un motivo. Perché il programma tecnico di quella scuola, come mi è stato confermato da alcuni suoi membri, include fino alla cintura nera lo studio del Goju-ryu. Poi okay, è integrato con il Tomari-te. Quindi se tu per 7-8 anni interiorizzi il metodo Goju-ryu, il movimento del Goju-ryu, poi non è che col Tomari-te cambi movimento e in base al kata cambi modo di muovere, e non è possibile. Quindi se tu vedi un kata, poi ne riparlerò anche dopo, se tu vedi un kata di Tomari-te del Gohakukai, dici, questo è Goju-ryu. Semplice, è lineare. Ma infatti, scusami se ti ho interrotto, vado in un argomento un po' più pesante. Si parla di Okinawa. Benissimo. Quello che oggi è lo stile Ryuei, ok? Che cos'è? È Goju-ryu, è sport, è Shoryu, è Shitoryu, che cos'è? Cioè, nel senso che, se tu vai a vedere i maggiori esponenti, ti faccio un esempio, io ho condiviso il video, per esempio, del maestro Maishiro Morinobu, del maestro Ohanzo Ken, non lo so, non mi ricordo, comunque del maestro Shakamine. Perché? Perché secondo me, questo è il mio pensiero chiaramente, è importante che i miei allievi, altri allievi, anche se non hanno mai praticato, non praticheranno mai determinati kata, ok? Magari altissimi, eccetera, eccetera. È importante avere una visione reale di quello che è il karate o di chi sono i maggiori esponenti. Faccio un esempio banale, ora ho parlato del maestro Agamine, ma lo stesso del maestro Seigo Iga, per esempio, tu guardi e dici ok, questo era il kata almeno come veniva praticato. Se io andassi a vedere kata Ryuei, vado a vedere maestro Sakumoto, vado a vedere Ryokyuna, vado a vedere Azusa Tomishiro, vado a vedere, tu come li vedi quei kata? Vedi quello che secondo te è il Ryuei? O vedi lo sport, vedi lo Shidoryu di Mabuni, è tutto praticamente un agglomerato, perché scusami, poi chiaramente ti faccio parlare, ecco, prendi un Tomari no Passai, oppure ultimamente si sta studiando molto Tomari no Shinto, come se prima non esistesse, cioè oramai tutti quanti, quando andai a Osaka nel 2018, tutti quanti ha fatto Tomari no Shinto, a un certo punto il maestro Hashimoto mi disse, tu non vuoi, ma maestro, io mi ho mosso bene, che ha fatto Tomari no Shinto, vorrei fare un altro kata, fatemi fare.
Financial danno, va bene financial danno, non ci faccio più a fare questo domani. Perché? Perché quando si entra in quell'ottica, c'è quel kata che in questi mesi si sta praticando, lo dobbiamo fare tutti. A me non piace studiare il kata per questo motivo. Stessa cosa, non so se ti ricordi, un 6-7 anni fa, tutti quanti, Chatanyara Kushang, Chatanyara Kushang, poi finisce Chatanyara Kushang, Super Inbei. Perché? Perché è lungo, perché è complesso, eccetera, eccetera. Però siamo sempre là. Se tu vedi queste persone che, per carità, io alzo le mani, sono bravissimi, la Sanchez, Riga Osami, sono bravissimi, ma oggi fa su Parimbei, oggi fa Chatanyara Kushanku, oggi fa Tomarino Passai, è lo stesso kata, ti sta cambiando solamente il modo, cioè scusami, non il modo, la tecnica, ma non è lo stesso kata, è identico e preciso, non cambia niente. Posso solo intromettermi un attimo? Sulla base di quello che hai detto, volevo dire prima una cosa legata a quello che hai detto prima e una su quello che hai detto adesso. Vai. Per fare un esempio, ecco, di quanto riguardava i kata di altri stili fatti poi sulla base di uno stile specifico, mi viene di nuovo in mente Shinpan Guzukuma, la maniera in cui eseguiva il Sanchin di Gaonna. Lui non lo eseguiva alla maniera simile magari a quella del Tongryu o del Goju-ryu, quindi le scuole che sono poi derivate dal maestro, ma lo eseguiva in maniera Shorin, quindi la respirazione accompagnata da tensione dinamica non c'era. Lui utilizzava una tecnica esplosiva, rapida, ed eseguita con la respirazione tipica Shorin. La stessa posizione delle spalle e del petto era quella che rispecchiava poi la posizione dello Shorin. Venendo invece a quello che hai detto tu adesso, il problema non è Shitoryu e non è neanche Ryuei-ryu, perché quello non è né Shitoryu né Ryuei-ryu. Quello è l'uso del corpo sportivo JKF. Niente okay. Di più, niente di meno. Ecco perché, e allora sì, hai ragione a dire, tutti vengono fatti poi nella stessa maniera, perché si tratta di fare gara. Si tratta però di viene fare sponsorizzato gara. Come gara degli Okinawa. Ah, esatto, ma non è così. Ma c'è un problema, e questo era stato analizzato in un articolo di qualche anno fa di Quast, se non sbaglio. Lo Shitoryu è stato utilizzato come cavallo di Troia, per portar via, quindi per rubare qualcosa questa volta, per portar via i kata okinawensi e trasformarli in kata sportivi. Questo era stato proprio analizzato, c'erano varie tabelle che facevano vedere nel tempo i kata ufficiali riconosciuti come Shitoryu dalla JKF, come certo. Fossero aumentati nel tempo e come la maggior parte fossero chiaramente di derivazione okinawense. Ecco che sì. Quindi è toccato a Chatanyara, poi è toccato a Chatanyara Kusanku, scusami, poi a Chibana no Kusanku e via discorrendo. Ma questo è... Questa cannibalizzazione, perché di questo si tratta, è dovuta non tanto allo Shitoryu. Il problema non è lo Shitoryu, perché magari esiste anche una federazione o qualcosa che fa Shitoryu come Dio comanda. Il problema è di nuovo lo stesso del Ryuei-ryu, perché il Ryuei-ryu può essere anche tradizionale, c'è anche un Ryuei-ryu tradizionale, ma quello che ti presentano i seminari e quello che vedi nei video non è Ryuei-ryu con l'uso del corpo Ryuei-ryu. Quello è Ryue, sono i kata del Ryuei-ryu fatti con l'uso del corpo sportivo JKF. Resta solo lo schema. Ma sì, nient'altro, ma che poi tu mi prendi un praticante, ma è la stessa cosa sta avvenendo, attenzione, ecco, poi non voglio dire, io non voglio mettere becco nel mondo sportivo, me lo sono lasciato alle spalle tanti anni fa, ma se tu prendi un praticante italiano di karate sportivo propriamente detto, per lui non c'è differenza, lui ti dice io faccio Shotokan, che non è vero, e io faccio Shitoryu, che non è altrettanto vero. No, tu stai facendo karate sportivo con un'altra cosa, certo. Poiché se è giusto o meno non entro nel merito della questione. Ma lo stesso uso del corpo, che è quello sportivo, quindi non appartiene né a uno stile né all'altro, lo stesso uso del corpo per kata provenienti da più stili. Però se tu poi parli con questi atleti, perché di questo stiamo parlando, non è un karateka, è un atleta, è giusto definirlo tale, lui non ti verrà mai a dire io faccio questo, lui ti viene a dire io faccio Shotokan e Shitoryu. Ma questo non è vero, questo non è vero. Ed è questa, secondo me, la vera natura del problema. Ad ogni modo, restituisco la parola e...
andiamo avanti. Sì, no, vabbè, ma io per concludere mi trovo perfettamente, anzi l'unica cosa che volevo ribadire, le uniche due cose, numero uno quello che hai detto tu prima per quanto riguarda la questione delle fonti, ho cercato di non interromperti anche perché siamo in tre, è un po' difficile. Per quanto riguarda le fonti, è molto importante quello che hai detto, ma tralasciando la questione karate e kobudo, proprio per quanto riguarda la storia, cioè siamo sempre là, tu non è che puoi affidarti solamente alla parola del primo passante, o nel nostro caso della prima cintura nera, e dici, ah, ok, allora forse storicamente è così. Un conto è parlare con un cristiano, e un conto è avere varie fonti di vari maestri, varie persone, che comunque voglio dire, tu potrai trovare qualche incongruenza, qualche cosa, però se vedi che di base il discorso è quello là, effettivamente allora vuol dire che c'è qualcosa che accomuna, diciamo, un po' tutte le voci, e secondo me è molto importante. Poi per quanto riguardava quello che hai detto, concordo perfettamente, anzi infatti se vedi negli ultimi anni c'è qualche maestro in Italia che ha sempre praticato karate da sport, è sempre stato un grandissimo maestro di karate da sport, poi a un certo punto, ok, finisce Shotokan, passiamo a Shitoryu, finisce Shitoryu, passiamo a Uechiryu, però siamo sempre là, vedi una differenza proprio sostanziale. Ti faccio un altro esempio, per quanto riguarda il Kobudo, siamo sempre là. Se tu paragoni un maestro che pratica solamente il Kobudo, diciamo, giapponese, per quanto lo schema è quello, il katake alla fine secondo me si ritrova in tutto l'universo, è Shushinogun. Shushinogun in qualsiasi stile del mondo più o meno te lo trovi, ok? Shushinogun è stato fatto in 10.000 modi diversi, però bene o male a Okinawa più o meno muovono tutti quanti l'anca in quel modo, muovono tutti quanti i piedi in quel modo, muovono tutti quanti la testa e le spalle in quel modo, poi c'è chi invece non muove niente. Allora è chiaro che se quel maestro che non ha mai mosso niente dopo 800 anni di quello che è giapponese cerca di fare quello okinawense, si apprezza lo sforzo, ma è normale che vedi la differenza. Come la stessa cosa, immagino a te sarà capitato sicuramente, chi ha fatto 40 anni Shotokan viene a fare Shoryu, sicuramente è chiaro, uno apprezza l'impegno eccetera eccetera, ma si vedrà sempre che c'è quel piccolo zampino dello Shotokan. Per esempio io l'ho visto nello Shitoryu, l'ho visto con altri stili, chi chiaramente ha fatto tanti anni quello stile, è normale che è difficile poi togliere da dosso, che ti devo dire, movimenti delle gambe, dei piedi, che chiaramente sono differenti. Quindi secondo me... Difficile ma non impossibile. Sì. No, certo. Alcune persone poi... anche a distanza di anni si portano dietro determinate movenze, determinati particolari, ma altri invece se li perdono poi per strada. Vabbè, dipende poi, da tante fortunatamente, cose. No? Sì, poi fortunatamente, appunto questo stavo dicendo, ogni persona è diversa da un'altra, quindi sia un po' il fattore psicologico, mentale, magari chi ha una forza di volontà talmente grande riesce alla fine e lo fa. Sta al praticante, alla sua abilità, e poi è chiaro che se uno faceva pena prima farà ancora più pena dopo, cioè, il fatto è sempre quello, cioè, i miracoli non si fanno cambiando lo stile, assolutamente no, ma sì, d'altronde cioè, ci perdiamo in dettagli a volte che bisognerebbe mettersi un attimino a praticare un po' più seriamente e vedere proprio che cos'è la pratica vera e non solo e sempre parlarne. Ma chiaramente noi quando ci vediamo anche nei seminari e quant'altro, le vediamo queste cose. C'è gente che viene lì per farsi magari la foto e gente che invece viene perché vuole imparare. Certo. È giusto che sia così. Vabbè, ma quello alla fine voglio dire c'è sempre e poi lo si vede subito. Cioè, secondo me il praticante che viene per fare, appunto per praticare, lo si vede subito. Quello che invece viene per dire io sono stato con il grande maestro, a parte il fatto che vedi che non fa niente, non si interessa delle correzioni, non si interessa... Cioè, per esempio, ho visto molti praticanti, il maestro va vicino, sai, allora il movimento fallo così, e il ragazzo, sì, e poi continua a farlo come lo faceva prima. Scusa, ma che sei venuto a fare il seminario? Cioè, poi ci vuole... Poi, figurati, ci sono sempre delle piccolezze, voglio dire, a me, per esempio, il maestro Camille,
ogni volta ci sono dei particolari che io dico, ma com'è possibile? Ma io sono stato così attento a fare questa cosa e poi vedi cose che non vedevi magari l'anno precedente, tutte queste cose qua. L'evoluzione oppure, della pratica ci sta. Certo, certo. Oppure ecco, per esempio, per quanto riguarda la comparazione di vari stili, proprio l'altro ieri ci parlavamo con vari video, io e il maestro Quast, no? Su questa cosa qui, per quanto riguarda Yamane Ryu, Ryu e Ryu, e altri stili di Kobudo. Allora, un conto è se tu vai a vedere video, impari kata dal video e chiaramente riporti gli stessi errori che riporta quello che ha fatto nel video, no? Un conto è che tu invece cerchi di studiare, analizzare con il maestro direttamente quello che si fa, perché ultimamente io vedo praticamente questa moda, no? Di fare i kata, vabbè, io ho visto il video, ho imparato il kata, vabbè, ho visto il video, ho imparato i kion, vabbè, ho visto l'altro video della correzione, ho imparato pure quell'altra cosa. C'è qualcosa che non va. Guarda, non andiamo in questo argomento, in questa direzione, perché diventa... ho visto la faccia di Manuel. Dopo ci quereranno. No, invece Manuel ha fatto la faccia del Grinch, il sorriso proprio quello là, come diciamo noi con la cazzimma, no? Che la cazzimma proprio di Moicano. Cambia, devia da un'altra parte. Basta la parola no, Manuel, perché qua scattano le querele. No, ma sai perché? A me per esempio capito, figurati, io lo dico sempre con molto rispetto. No, ma figurati che capito con un, diciamo, un seminario, vai, diciamo così... E ne parlai forse con Davide anche l'altra volta. Comunque parlavamo di questa versione del kata di Anan, eccetera, eccetera. Allora vedi questa ragazza che faceva dei movimenti molto strani, ma strani del tipo Yoko Geri Jodan, sai, queste cose così. Allora io, interessato, guardai, no? Però non dissi niente. Poi venne la ragazza e mi disse: ma scusa, ma tu che versione fai di Anan? Perché ho visto che è un po' diversa dalla nostra. Guarda, veramente io faccio quella che mio padre mi ha insegnato tanti anni fa, è un po' diversa da quella che vedi oggi, però facciamo i movimenti così. Dice: ma no, ma dico, di dove è? Faccio: guarda, c'è una versione che al massimo potresti dire più giapponese o più okinawense. E lei mi fa: no, noi veramente facciamo la versione spagnola. Allora io la guardo, faccio: ah, la versione spagnola. Scusa, la versione spagnola, cioè, c'è anche una versione italiana. Lei mi guarda, certo che c'è pure quella italiana, però oramai è passata quella italiana. E quindi chiaramente... Dipende se prima bevi il Brunello di Montalcino o la sangria, allora... Rispetto alla Uomori. E quindi chiaramente io poi dopo capii la differenza, la spagnola e la Sanchez, l'italiana è Viviana Bottara, giapponese è Rika Osami, eccetera, eccetera. E quindi uno fa la differenza così e chiaramente scoppi in una risata, perché poi già uno che ti dice la versione italiana, la versione spagnola, ma che vuol dire la versione spagnola? La versione spagnola del kata, io faccio Goju Shio del Guatemala, che cazzo significa? Questa è stata una novità. Ti ringrazio di avermela detto, almeno sono preparato. Vedi, io per esempio ascolto quello che dite, mi diverto, no, nel fare i miei interventi, c'ho il mio trucco, pure quando faccio allenamento, io sono arrivato alla conclusione, ognuno si adatta in un modo, mia mamma invece infatti mi sfrutta, dice tu c'hai l'acqua rosa, praticamente io nella bottiglia d'acqua metto sempre un bicchiere di vino rosso, io il vino in generale non lo bevo, però un bicchiere di vino rosso va bene così. Lascio la parola a te, vai. Allora, io in base a come ci siamo organizzati con Manu, vi do un piccolo excursus delle forme praticate a Tomari. Dato che tu, se non sbaglio, hai studiato anche con Taira del Matsubayashi, quindi è anche roba tua, soprattutto è roba tua, quindi ti invito a interrompermi nel corso dello spiegone. Allora, come ha già detto Manu, Tomarite o Tumaidi è una parola che viene ricompresa nella parte del Nate per un semplice motivo, perché è arrivata dopo, è arrivata dalla Cina. Ci sono, come giustamente diceva, alcuni kata che sono tipici della zona. Per esempio, come già ricordava Choki Motobu nel suo libro, dice che fino al 1879 solo a Tomari venivano praticati Rohai e Vansu.
solo a Tomari, quindi già lì quando vediamo nel Matsumura Seito Roai c'è già qualcosa che non va. Che fa drizzare le antenne. Quando poi ne vediamo tre, apriti cielo. C'è un motivo per tutto, c'è un motivo pure per quello, ma non è quella forse ne parleremo più avanti in un'altra diretta. Però scusami se ti interrompo, lo so che è già all'inizio, ecco, ti faccio la domanda da un milione di dollaro, dai dollari. Matsumura Noroai, cioè Sokon, o Matsumura Noroai, cioè non Sokon, ma Kosaku Matsumura? Qual ottima è la risposta? Ottima domanda, c'è una spiegazione pure per quello, Sebbene nel Matsumura Seito venga trasmesso un Roai, nell'intervista famosa di Ohan Sōken fatta da Estrada, in realtà ne cita tre. Cita Roai Je, Roai Ju e Roai Chu. Semplicemente cambia il livello. Io quei kata li ho visti, ce li abbiamo trovati. Sono semplicemente cambi di angolazione e cambi di livello. Gedan, Chudan, Jodan. Infatti, se si vede nei video di Sōken, lui ne fa uno, che è quello che tu conoscerai come Matsumura Roai, forse nell'uscito. Penso di sì. Ecco. Probabilmente, ci stiamo ancora lavorando, ma Matsumura dubito fortemente che praticasse Roai. A parte che c'è da dire, come ha già detto in un'altra diretta Emanuel, il Matsumura Seito non coincide necessariamente con lo stile di Matsumura Sōken, è lo stile di Ohan Sōken. Ottimo stile, premesso. Noi lo pratichiamo anche a parte, in maniera diciamo ridotta rispetto ovviamente allo stile di Maeshiro Sensei, però qualcosina facciamo anche di quello, è un ottimo stile. Però Roai è un kata che non c'entra tanto. Probabilmente, se non vengo messo in croce lo ribadisco, Sōken lo ha preso da contatti successivi, perché comunque sia faceva parte del Kenkyūkai, aveva molti scambi con altri maestri, tra cui Chotoku Kian, quindi lo può aver appreso tranquillamente in seguito, però nel Matsumura Seito viene praticato un Roai. Tendenzialmente si ritiene che il Roai sia Matsumura Roai, per un motivo. Matsumura e Matsumura in Uchinaguchi, sempre Machimura si tratta. Quindi, come si distingue tra i due? Non si può distinguere. Però, sulla base dei dati, incrociando i dati, è molto, molto, molto probabile che sia Matsumura Roai. Perché appunto, come dicevo, Motobu dice chiaramente, prima del 1879 Roai e Wanshu erano praticati solo a Tomari, solo. Si sono diffusi a Shuri grazie a Itosu, perché Itosu ha studiato anche con Gusukuma di Tomari. Perfetto. Interrompo quindi solo un attimo per fare una precisazione. Anche qualora risulta, in realtà poi dai kanji si può vedere se è Matsumura e Matsumura, la pronuncia è Matsumura, però si può vedere se è Matsumura e Matsumura, ma a prescindere da questo, il punto fondamentale è un altro, e ritorniamo forse al discorso di prima. A volte viene collegato il kata a un maestro che non c'entrava niente, come avevamo già detto l'altra volta col Tavada no Passai è diventato Matsumura no Passai. Certo. Quindi anche analizzando i kanji, adesso non li ho qua, non era il mio argomento, però anche risultasse Matsumura no Roai, questo non significa che sia il Roai di Matsumura. Potrebbe essere un collegamento successivo. Scusate l'interruzione. Certo. No, vabbè, ma effettivamente è così, certamente. Tranquillamente. Motobu ci dice anche che Roai e Wanshu si sono appunto diffusi nell'area di Shuri grazie a Itosu. Parliamo già dell'Itosu un pochino più giovane, perché come ha detto Emanuel, nell'anzianità poi è tornato al vecchio Shurite con i movimenti tipici eccetera eccetera. Però sappiamo che veniva praticati. Hanashiro praticava il Wanshu, buttiamola lì. Itosu ha modificato il Roai, ne ha creati tre.
Shodan. Tu che sei di Shitoryu me lo puoi confermare, perché Mabuni ne ha trasmessi tre, non è l'unico però, anche la scuola Uema ne trasmette tre. Reito su Noroai. Bansu stessa cosa. Bansu nello Shitoryu, ma anche nella scuola Uema, troviamo Itosu no Bansu. Troviamo Tomari no Bansu. Quindi si capisce bene che è tramite Itosu che questi si sono diffusi. Quindi il fatto che venga praticato nel Matsumura Seito, diciamo che fa alzare parecchie antenne. Quindi Bansu ovviamente, come ha già detto anche Manuel, è un kata diffuso nell'area di Tomari che è stato ricollegato all'inviato cinese quasi omonimo, Fan Ji. La storia del lignaggio di Tomari è un po' complicata. È un po' complicata perché, per farla in breve, c'entra dentro la famiglia Gusukuma, in cui arriviamo al famoso maestro di Itosu, ma andiamo a scomodare anche due o tre generazioni prima di antenati. Ci rientra Makabe Choken, per chi ha letto Nagamine è quello che ha lasciato l'impronta sul tetto. Ci troviamo in mezzo anche un Tomari di Nayanchi, un Nayanchi di Tomari che ha delle particolarità rispetto a quello di Shuri. Ha delle alzate di piede che non si trovano nella linea, per esempio, di Chibana, ma si trovano in quella di Funakoshi, delle alzate caratteristiche. Si trovano solo in Funakoshi e nel Nayanchi di Tomari. Andando ancora oltre, il più inflazionato è Passai. Di Tomari Passai ce ne sono... Carlo, quanti ce ne sono di Tomari Passai? 10.000. Quanti ne hai visto? Cioè... un'infinità, già domani non passai, ce n'è due o tre, già di quello, con minime variazioni, Poi ci andiamo, sì. ci andiamo a mettere il passai che insegnava Kian, poi ci andiamo a mettere il fatto che Kian differenziava l'allenamento, per esempio quello che fa Nagamine è lievemente diverso da quello che fanno gli altri, Nagamine l'ha imparato alla scuola di polizia, quindi Kian adeguava anche il kata allo scopo per cui doveva essere imparato. Ovviamente insegnare a un poliziotto è una cosa diversa che insegnare a un civile. Quindi anche lì i kata variano molto anche in base all'applicazione che gli si vuol dare. Col tempo tendono ad appiattirsi all'applicazione prevalente. Troviamo anche un altro kata che però non è quello che si pensa generalmente, il Kusanku. Qual è il Kusanku di Tomari? Lo Yara Kusanku? No, lo Yara Kusanku no, perché lo Yara Kusanku, gli Yara erano di Shuri, si sono spostati intorno al 1900-1905, quindi non è quello il Tomari no Kusanku, però c'è appunto nella scuola Gohakukai, e quello è il Matsumura no Kusanku. Ovviamente, come ho già detto prima, nella scuola Gohakukai, se tu lo vedi, lo riconosci che è il Kusanku, perché lo schema è quello, però è eseguito in un modo che ricorda molto il Goju-ryu. Altri kata tipici della zona sono, per esempio, il Wankan. Il Wankan è un kata particolare, era quello preferito da Nagamine nei suoi ultimi anni. C'è anche un bellissimo articolo di Murakami che intravede delle somiglianze, diciamo sospette, con alcune tecniche del Motobu Dundi, il Kyoyu Motobu. Soprattutto la tecnica, quella famosa che tu ben conosci, che viene ripetuta sia a destra che a sinistra. Dei kata di Tomari ci sono anche tutta una serie di nomi che ci arrivano, per esempio, da Funakoshi, però allo stato attuale non si sa se sono sopravvissuti da qualche parte. Anche se qualcuno dice di insegnarli. E bisognerebbe vederli. Citiamo il Kokan, il Jumu, che sarebbe una sorta di Sanchin ridotto. Ah, come no? E quelle stanno uscendo con le patatine in edicola. Tu compri la busta di patatine e
escono proprio il kata del dragone volante cieco, oppure c'è quello della, della capra ubriaca. Il topo, tutti. Wenibu, quei kata che veramente senti... Guarda, quelli che trovi sul biscotto della fortuna cinese, ho capito qual è. I nomi puoi trovare tranquillamente anche in questo libro. Questo è un libro del 34, dove cito un elenco di kata. Guarda, te ne leggo qualcuno, almeno ti fai due risate, se magari lo riconosci. Nuichi, Wenibu, Nivon. Wandao? Wandao, vabbè, Wandao qualcosina c'è ancora. Ci sta. C'è ancora qualcosina. Anche nella scuola, tra l'altro, extra curriculum di Shigeru Nakamura, nell'Okinawa Kenpo. Poi te ne cito un altro. Allora, giù, vabbè, inventali al momento, vai, suona più bello. Ci sono questi kata che ci abbiamo solo un nome, ma non è una novità. Tanti di quei kata sono scomparsi, non sono mai arrivati a noi. Tanti sono durati giusto una o due generazioni. Pensa alla scuola del vecchio Ishimine, che viene citata da Bishop. Kumate Sanchin, tu l'hai mai visto? Kumate Sanchin. Un Sanchin fatto con la tecnica dell'orso. Tu l'hai mai visto? No, io personalmente no. Spero di vederlo, però. Tanti kata sono durati giusto il tempo di chi li ha sviluppati, poi non sono stati portati avanti. C'è un bell'articolo del 2003 in Gekkan Karate Do, in cui si parla dei kata di Tomari trasportati, e qui torno a ripetere quella benedetta scuola, nel Gohakukai, e cita tre Nayanchi. Tu dici giustamente, cazzo, ci azzeccano tre Nayanchi a Tomari. Questo dimostra che i collegamenti c'erano tra i Dosu, Matsumora, si conoscevano, erano amici. Non è nulla di strano che qualcuno di Tomari abbia imparato il Nayanchi 2-3 di Dosu, lo abbia adattato. Se anche andiamo a vedere i tre Nayanchi di Nagamine, sono leggermente diversi da quelli che vengono Troviamo tre Nayanchi, in realtà di Passai ne troviamo due, uno lignaggio Matsumora e uno lignaggio Oyodomari. Oyodomari. Ci sono delle piccole variazioni tra i due. Però di base Poi troviamo il Matsumora no Kusanku, sarebbe il Kusanku di Matsumora. Poi troviamo il Wankan, Wanshu ne troviamo addirittura due. Dici tu, perché limitarsi a uno? Ne ficchiamo due. Troviamo Roai. C'è sempre il perché. Troviamo Roai. Ci troviamo Kata, che ha sviluppato Seiyu Nakazone, che era un maestro di questo maestro di Gojo Ryu, che si chiama Kento Kashiki. Lo ha sviluppato lui, quindi quello lo teniamo da parte. Poi troviamo, ma non in questo articolo, a parte, troviamo anche un Tomari no Seizan. Dove lo troviamo? Questo lo troviamo grazie a Hiroshi Kinjo. Hiroshi Kinjo ha imparato il suo Seizan da Oshiro, Kyojo Oshiro, ben famoso per il Kobudo, un pochino di meno per il Karate, però faceva pure quello. Oshiro lo ha imparato da Yoyodomari, quindi sappiamo che il Seizan era praticato anche a Tomari. Poi troviamo la pietra dello scandalo, Ananku. Questo benedetto Ananku che tanti danni ha fatto. Allora, sto benedetto kata, allora io di teorie ne ho sentite un sacco, alcune le ho inserite, quella più famosa è che se lo sia portato dietro come ricordo da un viaggio a Taiwan. Ora, tu mi insegni che i kata di Gru Bianca sono lunghi, sono molto lunghi, e non sono così. Quello, se tu prendi l'Ananku e prendi il Seizan, tu ti trovi praticamente dei pezzi del Seizan in forma semplificata con in mezzo un pezzettino del... Quindi
con Taiwan io non ci vedo granché. Poi se quello non sta bene, c'è anche chiara e secca la testimonianza di Zenpo Shimabukuro, e lo dice lui nel suo libro. Lo dice lui, suo padre è, è l'allievo di Qian più longevo. Lui dice chiaramente, quel kata lo ha fatto Qian per dare un punto di partenza agli studenti della scuola di agricoltura nel 1931. E c'è anche l'intervista a Giovanna Cazzato. Giovanna Cazzato ha studiato per la maggior parte nella scuola di agricoltura con Qian. Istituto agrario. Quindi cioè, a meno che voglio dire, scusami, anche tecnicamente, tralasciando la gru bianca, Anang non è un kata enorme, gigante, con tecniche assurde e complessissime. Cioè, voglio dire, è un bel kata, è un kata molto bello, ma è un kata voglio dire abbastanza fattibile. Cioè, io per esempio personalmente non potrei mai paragonare Anang e Cinto, per esempio. Chiaramente è un mio parere personale, però, ma su due cose totalmente diverse. Paragonami le tecniche che trovi in Ananku a quelle che trovi nel Kumemura Kutsuro. Le patatine. Poi, se andiamo a vedere, ho capito che alcuni ricollegano il Seisan comunque sia allo stile della gru, va bene, però, cioè... Dopo, a proposito della gru, anzi vai, te la faccio mo, se no va a finire che mi dimentico. È un po' brutta la domanda. Che cosa ne pensi di Paiko fatto da Sakumoto? ti sento bene, vai, puoi andare. Grazie. È un catabello, a me piace personalmente da vedere. Bisogna tenere presente che i kata del Ryuei Ryu, soprattutto quelli più famosi, che sono, vabbè, tu li sai meglio di me, senza dubbio, Paio, Paiku, Anan, quelli sono kata che sono stati sviluppati negli anni 50 e 60. Quelli non sono kata antichi. Il nucleo, diciamo, lo zoccolo duro del Ryuei Ryu ricomprende quei famosi kata che già diceva Emanuel, quindi il Seienshin. Il Seienshin in realtà non rientra proprio nei kata di stile tipici, però il Seienshin, c'è il Sanchin, c'è il Seisan, quello è lo zoccolo duro del Ryuei Ryu. Gli altri kata sono stati creati negli anni 50 e 60. È un bel kata, tecnicamente, poi di gru, guarda, di gru bianca, Okinawa... Cioè, io non invidio chi prima o poi deciderà di metterci mano, perché c'è da strapparsi i capelli. Cioè, solo di Kumemura Kutsuru ce n'è credo due o tre versioni, mi tengo basso. A Kutsuru generici ce n'è un'enormità. Pure Shinko Matayoshi faceva dei kata a Kaku. Nello Shitoryu vengono diffusi dei kata di gru bianca, tipo Appa. Sui Shikawa Alpha, cioè quelli sono probabilmente una serie di contatti e di kata sviluppati in base agli insegnamenti di Gokenki, oppure arrivati come nel caso Umemura Akutsuru, sono arrivati dalla Cina, ma poi sono stati modificati, sono stati tagliati a pezzi, sono stati rimischiati. Cioè, perché poi se ci pensi, cioè, le peculiarità proprio dei Ryuei, almeno chiaramente oggigiorno, sono proprio Anan, Paiku, Eiku, certo. Ohan 1, 2, 3, 10, 20 e 40. Perché se tu parlare del Koryo Ryu, che cosa ti viene in mente? I sei kata di famiglia. Certo. Perché sono quelli che sono praticati solo là. Capisci? Cioè, non ti viene in mente tutto il resto? Ultimamente. Scusami, del Niseishi invece nel Ryuei? Niseishi? Sì. Ah, Niseishi. Niseishi è probabilmente, cioè probabilmente, quasi sicuramente sono i contatti che Mabuni aveva con Arakaki. Non è l'unico che trasmette quel kata. Se noi andiamo a vedere, anche nella scuola di Choman Ashiro trasmettono il Niseishi. Però non ci sono informazioni che ci possano far capire se il Tosu lo praticasse.
cosa che non credo, premesso. Sì, sì, però non capisco il senso di farlo praticare oggi, cioè Sakumoto che lo fa praticare nella sua scuola, non capisco tanto, allora, il collegamento. Sulle modalità in cui Nisei è entrato nel Ryu, lì non te lo so dire sinceramente, non è la mia scuola, non ne conosco più di tanto sinceramente, non c'ho granché familiarità, conosco qualcuno che la pratica, però non ho grandissima familiarità. Se andiamo a pensare al Niseshi, possiamo anche pensare a Shigeru Nakamura. Shigeru Nakamura nell'Okinawa Kenpo trasmette il Niseshi e lo ha ricevuto da Shinkichi Kuniyoshi. Quindi entra fuori questo Shinkichi Kuniyoshi, che era molto rinomato nell'area di Naha, tant'è che erano molto frequenti anche i contatti che aveva con i Gaonna. Avrebbe preso anche il suo posto per un periodo come insegnante in una delle scuole di Naha. Alcuni ritengono che proprio da Kuniyoshi arrivi il kata Seipai, perché non tutti i kata del Goju-ryu arrivano dai Gaonna. Quello, okay. Cioè... No, mi è tornato in mente, te l'ho chiesto perché... quando l'abbiamo praticato insieme con gli altri, con il maestro Sakumoto nel 18, quando siamo stati là l'ultima volta, come dire, era un no strano, non voglio dire strano, però... Lo vedi un po' strano. C'è qualcosa, sì, c'è qualcosa che non quadrava, è come se, che ti devo dire, il primo esempio che mi viene in mente, facciamo Seipai, Seisan, Superimpei, Sanchin, Kururumpa, e poi ci piazzo a un certo punto là, Wankan, Wanshu, non lo so, Passai, boh, cioè è un kata, ci sta là, ci sta, non si sa. È la prima cosa che ho pensato anche io quando me lo sono trovato nella scuola di Anashira. Ho detto, che c'è azzecca lì? Questa è una gran bella domanda. Perché comunque sia il Niseshi non è un kata che viene trasmesso nelle linee, diciamo, di Shuri tendenzialmente. Viene trasmesso tramite linee collaterali. Cioè Manashiro aveva un'infinità di contatti, era nel Kenkyukai. Cioè, ci sta tranquillamente che lo abbia imparato, ma l'aveva imparato anche da Choyu Motobu. Choyu Motobu probabilmente ha avuto dei contatti con Arakaki. Ok, no, ecco, per allora, esempio anche... Scusate, se posso solo intromettermi un attimo. Io credo che questi siano questi kata che magari non appartengono al lignaggio, ma che comunque si trovano all'interno di una scuola, ad esempio Shorin, come in questo caso, vadano a essere classificati come kata di specializzazione, come kata aggiuntivi al lignaggio. Come abbiamo già visto prima, abbiamo citato già di due o tre scuole, due o tre maestri che hanno aggiunto tanti kata da altri stili, Mabuni, Busukuma, ma anche altri maestri, magari più famosi per aver mantenuto il lignaggio principale, hanno in realtà poi attinto uno o due kata che potremmo appunto definire di specializzazione, o che comunque vanno a distinguere la scuola o lo stile da fonti, diciamo, più ampie. Niseishi è un kata di Nate, comunque un kata che rientra nel Nate, ma allo stesso tempo Goju-sho, allo stesso tempo anche altri kata, Cinto stesso, anche sebbene faccia parte dei kata che adesso vengono inseriti nelle scuole Shorin, ma Cinto non è un kata Shorin, Cinto è un kata che arriva in tempi molto recenti, arriva palesemente dalla Cina, ma anche, abbiamo di nuovo la testimonianza di Asato in merito. Sono quei kata di specializzazione, quindi, se, come abbiamo detto prima, alla fine dopo molti studiavano un po' con tutti, o perlomeno certo. Si poteva virtualmente studiare con tutti, in base ai contatti che si avevano una volta che... sono diventate pubbliche in base ai contatti che si potevano avere, molti maestri hanno attinto uno o altri kata. Come ha detto anche Manuel correttamente, anche il Ryukyu Todeka in Kyukai ha un ruolo centrale in questa cosa, nella preservazione ma anche nello scambio poi di questi kata. Ecco che quindi possiamo trovare un kata che apparentemente o effettivamente non c'entra niente con un dato lignaggio all'interno però della scuola. Mi viene in mente lo Gion, il kata Gion di Yabu all'interno del Tong Ryu. Cosa c'entra? Eppure c'è.
sempre nel Tone View andiamo anche a trovare come? Il NeiPy. Sì, ma anche semplicemente i Channan o Pinan. Anche questo, cosa c'entrano? Niente, gli sono piaciuti, li ha ritenuti utili, ha preso questi due kata e li ha inseriti nel curriculum. Prendiamo ecco, per esempio, scusami, Gion, Gin, GT, che molte persone fanno confusione, chiaramente io parlo sempre di chi sta guardando il video, che viene dallo Shotokan, per fare un po' più di chiarezza, da dove provengono? Chi è il maestro che più o meno le ha introdotti? Allora, per quanto riguarda il GT e il Gin, abbiamo la testimonianza di Funakoshi che cita il suo maestro. Lui dice che un famoso naufrago di Tomari, su cui non intendo aggiungere altro, perché se di Fukushu Annan, di Fukushu Annan, cita. Ecco, questo naufrago aveva fretta di tornarsene a casa e ha diffuso, anche per accumulare qualche soldino in più, una serie di katà a diversi maestri dell'area di Tomari. Quindi il GT e il Jin sono tra quei due, tra quella gamma di katà che ha diffuso. Anche se non sbaglio, tra cui anche Cinto e Cinti. Sì. Ha diffuso quattro katà. GT, Jin, Cinto e Cinti. Questi quattro. Non risulta. Scusami, e poi non li dovremmo ritrovare pure con Nagamine in teoria? Perché Nagamine? Vabbè, nel senso che comunque molti katà, come per quanto riguarda per esempio il Tomarite e quella linea là, ho sentito molte persone che facevano questo paragone, cioè con Nagamine e con il Tomarite, no? Per questo che hai detto tu del naufrago, eccetera, eccetera. Però lui sta dicendo, state forse parlando di due cose diverse, perché forse non si è capita bene la distinzione. Quello che oggi viene chiamato Tomarite rientra nella divisione che ho fatto io prima degli anni 30, mentre di cui parlava lui prima erano i katà di Nate, quindi storica, che però erano praticati nell'area di Tomari. Quindi ecco, sono due cose differenti. Nagamine, chiaramente, ma anche Kian stesso, ma anche se andiamo a prendere i suoi allievi, rientrano in quello che potrebbe oggi essere definito il Tomarite. Ma ripeto, come ho detto prima, un tempo si parlava di Nate in senso generico. Poi è chiaro che ci sono dei katà tipici di Tomari, altri di magari di Na e altri di Kume, molto più probabilmente di Kume e di Tomari, perché erano due luoghi di interessi particolari. Però ecco, state parlando forse di due cose differenti. Ok, sì. Quindi GT e Jin la fonte l'abbiamo. Su Gion la faccenda è un po' più complicata e diciamo ci stiamo ancora lavorando. C'è una voce che dice che l'avrebbe sviluppato Yabu. Una voce, un traduttore che dice di aver preso questa informazione da un documento specifico, però non citiamo il traduttore perché non abbiamo chiesto il permesso, quindi non mi sembra il caso. Comunque un documento relativo a Ryukyu Todeke in Kyukai che è conservato presso il museo della prefettura di Okinawa, altrimenti poi ci dicono che noi diciamo le cose a metà. No, per carità. Quando riusciremo a metterci le mani sopra, se è effettivamente vero. Sì, va presa con le pinze perché non è confermata la cosa. No, non è confermata assolutamente. Però sta di fatto che questo katà non compare in quell'elenco dei katà diffusi dal famigerato naufrago, però effettivamente va a comporre una triade con Jinte e Jin, perché basta vedere i tre katà. Sono molto simili, le tecniche alcune sono diverse ovviamente, ma... C'è qualcosa che le accomuna, un filone, sì. C'è un filone, è come un'altra... Se tu vedessi tre Itosu Roai, ovvio che sono kata diversi, però il filone lo vedi. Certo, normale. Si può vedere anche questi tre. Quindi sul Gion c'è ancora un punto di domanda. Era uno dei kata preferiti da Nashiro, si è fatto ritrarre mentre lo esegue nel karate do Taikan. Era parimenti apprezzato da Yabu, perché
evidentemente Chioda questo catalogo ha colpito, se l'ha voluto portare nel suo stile. I jean è molto più raro da trovare adesso. Jean compare in pochissime scuole a Okinawa. Una delle scuole è quella della famiglia Uema, che probabilmente fa concorrenza a Mabuni per numero di kata, perché sono un'infinità, sono veramente, veramente un'infinità. Sì, hanno fatto un ottimo lavoro di conservazione, questo va detto. Sì, senza dubbio, hanno conservato dei kata che... Cioè, sì, perché ci sono i kata ufficiali di curriculum e poi i kata che invece stanno tramandando solo per preservarli e quindi non compaiono magari nel curriculum ufficiale della scuola, nell'elenco dei kata ufficiali della scuola. Però ripeto, è una cosa ammirevole, ben venga, anzi, un ottimo lavoro. Ma non sono gli unici. Io ho visto anche praticanti di Gojo Ryu praticare fuori curriculum kata come il Lunsu, il Sochin. Quindi un conto è il curriculum ufficiale, un conto è quello che tramandano. Alcuni kata li tramandano come memoria storica. Quindi sul Gion lasciamo il punto interrogativo. Il Jitte invece è molto più facile da trovare. Lo troviamo nella scuola di Anashiro, lo troviamo nella Kyudokan, che è ben famosa. Sì. Quello si trova, quello non è un problema. Il problema è stato trovare Jin. Diciamo che ci abbiamo dovuto lavorare. Ma forse anche in Giappone è un po' il meno amato, perché io ricordo i tempi dello Shotokan, quasi sì, faceva parte ovviamente dei kata da praticare, però effettivamente lo praticavano veramente in pochi e non era molto amato come kata. Sì, pure mio padre mi ha sempre detto che l'ha fatto raramente, anche in vari seminari con sia col maestro Kase che con Shirai, mi ha sempre detto che veniva associato tipo Gion, Jitte e per esempio Unsu, Kangusho, altri kata, però Jin... Anche Okinawa appunto forse ha suscitato poco interesse questo kata e non è stato poi tramandato invece... come è successo magari un kata forse anche più interessante, più completo. Certo, più certo, certo. Certo. Magari, ecco. Basta vedere i libri di Funakoshi. Funakoshi il Jin non lo dimostra mai. Lo cita come kata negli ultimi libri praticato al Dojo Shotokan, ma non lo dimostra. Già a partire dal primo libro del 22, qui Jion, ok, Jite, ok, Jin... molto molto probabilmente, anzi quasi sicuramente nello Shotokan è arrivato tramite Mabuni, cioè ci sono pochi dubbi in merito. Sì, sono quei kata che sono stati poi aggiunti dopo per vie traverse, un po' per tramite Mabuni, un po' tramite altre fonti, ma che certo. Poi hanno completato diciamo l'elenco dei kata attuali, però effettivamente non... Sì. Qua ora ho visto, sia 1:42, oggi abbiamo battuto il record. I originali, adesso vado a memoria, dovrebbero essere 15. Sì. Qualcosa del genere. 15, esatto. Proprio 15. Nel libro del 1922 sono quelli. Esattamente, esattamente. Quindi un'altra particolarità che... e qui vado a chiudere, è il passai di Itosu. Il passai di Itosu, e lo dice Cibana, non è che lo dica io, lo dice Emanuele, è una fusione amalgamata della versione del passai di Matsumura e di quella praticata a Tomari. Se si analizza... Lo dice anche Miyahira Sensei. Anche Miyahira, certo. Se si analizza il kata... e si fa un lavoro di comparazione come stiamo facendo, si intravedono i pezzi che sono di Matsumura e quelli e i pezzi della versione di Tomari innestati sul kata di Itosu, si riconoscono. È un lavoro complicato, perché intanto bisogna cercare le versioni, diciamo, quelle ufficiali. A scanso di equivoci, sappiamo benissimo che molti maestri okinawensi cambiano i kata nei video, molti lo fanno, ma e non solo okinawensi, cioè lo sappiamo.
per inciso. Quindi già quello è un lavoro, è un lavoraccio. Prendere il video, cercare di capire la scuola, contattare i rappresentanti della scuola, più di uno, perché uno magari mi dice una frignaccia, se già ne sento due o tre, mi certo. posso fare un'idea. Poi ovviamente si instaura un... noi lavoriamo, diciamo, in amicizia con le altre scuole, con molte altre scuole. Anche. Sia okinawense che giapponesi. Quindi scambiamo anche conoscenze con loro. Noi diamo qualcosa e riceviamo qualcosa. Dout des. C'è un mercato nero sotto, molti siamo non lo sanno, però effettivamente è come una sorta di mercato nero. Per avere informazioni devi dare informazioni. Il baratto. Sì, no, sembra ridicola come cosa, però effettivamente funziona così, anche perché a volte ti scontri con della gelosia e diventa difficile, però quando offri qualcosa in cambio ti viene dato poi... quello che cerchi. Altri invece sono un po' più aperti come noi, quindi cedono più facilmente le informazioni. Noi forse siamo un po' stupidi in questo, dovremmo farci furbi, però a noi piace così. Esatto. Quindi bisogna fare tutto quel lavoro lì. Ovviamente, come ho detto prima, bisogna sentire due o tre campane della stessa scuola. Certo. Poi bisogna armarsi di santa pazienza e analizzare punto per punto il kata. Analizzare se ci sono, scambiando appunto le conoscenze, le applicazioni. Dalle applicazioni si può arrivare a capire dove può essere stata fatta una modifica per favorire un'applicazione invece dell'altra. È un lavoraccio, porta via tanto tempo e tanta pazienza. Però per come lo abbiamo fatto con il passai di Tosu, ha dato i suoi risultati, perché grosso modo siamo in grado di capire le parti di Tomari che ha innestato nel suo kata. Quindi è una bella ricerca. Mi permetto di aggiungere, è un lavoraccio e bisogna avere il coraggio di cancellare tutto quando ci si accorge di aver sbagliato una teoria o una tesi. Avere il coraggio di buttare via, o meglio, non buttare via, tenerlo lì, ma dire ok, questo non funziona, non è un ragionamento certo. che funziona. Elaborarne uno nuovo e ricominciare da zero. Troppo facile, come dicevo prima, andare a cambiare due o tre dati, ma se questo fosse stato così e quello cosa, in maniera tale che le cose poi coincidano, questo è sbagliato e non è neanche onesto. Però è più, sicuramente più faticoso dire ok, questa teoria è da scartare, la prendo, la accantono, ricomincio da capo. Però il lavoro è questo, cioè se si vuole certo. fare... questo tipo di ricerca va condotta in questa maniera. Tra parentesi, tu oggi hai avuto due conferme da una scuola, o meglio da due praticanti di una scuola, in merito a una cosa in particolare. Mi hai sentito? Oggi, ti ho detto, oggi tu hai avuto due conferme da due praticanti di una scuola in merito a una domanda particolare, proprio perché... Certo. Ovviamente, la faccenda del Sochin. La faccenda del Sochin è stata una bella grana. Ora, l'articolo che avevamo pubblicato qualche settimana fa era un po' un sunto di alcune ricerche, ma non era neanche aggiornato. Non ci siamo permessi di mettere il video del Motobu Sochin che abbiamo per un semplice motivo. Perché ci è stato chiesto di non diffonderlo. Quindi, per onestà, cioè io lo metterei senza problemi, però per onestà non intendo, allo stato attuale non lo diffondiamo. Ce l'abbiamo, ci è stato concesso sulla fiducia, è stato anche quello un lavoraccio cercare di capire se poteva essere veritiero o meno. Ci stiamo ancora lavorando per cercare ulteriori conferme, perché... come però ho detto, è già arrivata, perché anche qua sta confermato tutto, chiaramente. Una è già arrivata, anzi in realtà sono due, perché c'è anche il libro di Tsukui Vai. Ah, sì, giusto. In realtà le conferme sono due. Quello che io rivolgo un accorato appello, quando scriviamo degli articoli, e facciamo delle affermazioni, noi non è che prendiamo le parti
di uno dell'altro o non vogliamo cambiare idea. Noi siamo ben propensi a cambiare idea, ma chi ci vuol far cambiare idea deve darci delle basi. Certo, è normale, non è che può, per forza. Non è che può dire così a priori, no, non è così, eccetera, eccetera, perché, perché non si sa il perché. Perché è un segreto, non te lo posso dire. Esatto. Se però io chiedo, scusami, vai, dici. Se io chiedo delle fonti e ricevo delle critiche, devono avere una base. Poi, se quella base è solida, io sono più che disposto a cambiare opinione, ma di certo non la cambio se uno viene a dire che spariamo, passatemi il termine, minchiate così a gratis senza fornire nulla in cambio, capisci? Certo, o perché certo. Noi non siamo titolati a parlarne perché non parliamo giapponese. Allora, infatti, se tu hai finito, volevo aggiungere una cosa su quest'ultimo punto. Noi, come ho già detto, forse l'ho accennato anche già prima, ma lo ribadisco di nuovo adesso, tra le persone con cui collaboriamo non ci sono solo i ricercatori, ma ci sono anche dei traduttori, persone che si prestano talvolta gratuitamente, talvolta no. Però si prestano a effettuare delle traduzioni e a collaborare quindi anche a queste ricerche. Questo è molto importante perché, certo. ad esempio, su un passo dello Shima Ikki, che tra l'altro non è neanche in giapponese, ma è in giapponese antico, ho fatto un lavoraccio a cercare alla fine di trovare qualcuno che fosse in grado di leggerlo. Alla fine ho trovato una ragazza madrelingua giapponese che studia anche il giapponese antico, che mi ha dato una mano e non ha voluto niente in cambio. Mi ha detto: guarda, se si tratta appunto di una ricerca a livello culturale, te lo traduco tranquillamente. Mi ha mandato la traduzione in un italiano pietoso, per carità, però comprensibilissimo, ma a caval donato non si guarda in bocca, ma intanto l'ha fatto, perché comunque sia è importante anche questo. Avere a che fare con tutto un gruppo di persone disposte a collaborare nel portare avanti determinate cose. Cioè, noi siamo la punta di un iceberg, poi sotto c'è un bel po' di gente che lavora. Assolutamente sì, assolutamente. Certo. Sì. No, ma infatti la cosa che volevo dire per, diciamo, concludere un po' il tutto, che poi quello che ho detto all'inizio, il problema secondo me fondamentalmente sta sempre nell'onestà e nel rispetto delle persone. Perché facciamo un esempio banale: oggi siamo qua tutte e tre a fare 3-4 chiacchiere per quanto riguarda la storia, la cultura, un po' quello che si diceva, quello che si dice oggi. Però, come io rispetto te, rispetto Emanuel, mi fa molto piacere che chi può guardare il video, chi lo guarderà pure fra 10 anni, magari in tutte le cose, può essere che 3-4 cose, sai, per l'osservatore sono importanti, saranno interessanti, tutte queste cose qui. Invece il problema principale è quello di dire: no, Emanuel però ha fatto questo, quindi non è buono, Emanuel ha detto quest'altra cosa, quindi è così, quell'altro, perché il maestro dà lo stile. Allora si va poi in tutta questa catena di eventi che non porta a niente, ma veramente non porta a niente. Ecco, per esempio, perciò io personalmente dico sempre quello che mi ha detto mio padre, quello che mi dice mio zio: le persone che parlano, tu prima hai fatto il riferimento, se tu mi contesti devi mettere qualcosa sotto, devi allegare qualche cosa. Queste persone non hanno un cazzo da allegare, lo devono fare per romperti le palle. Questo è fondamentalmente il problema. Allora, mio zio, per esempio, almeno tanti anni fa, capitava sempre in palestra: no, ma io penso, mio zio, sai che diceva? Sali sul tatami. Mio padre, per esempio, è una persona più, si mette là a tavolino, allora ragioniamo, facciamo. Mio zio no, mio zio, sali sul tatami, combattiamo, niente katà, combattiamo, veramente, dobbiamo combattere. E poi dopo si va a fare ragionamenti. Chiaramente sono due cose completamente opposte, però siamo sempre là. Quando si parla di karate va bene la teoria, va bene tutto quello che vedi tu, però poi devi anche praticare. Tu non puoi solamente, chiaramente non è nell'esempio tuo, nell'esempio di Emanuel, che al di là del video abbiamo praticato da vicino, quindi so quello che sapete fare. Però siamo sempre là, persone che davanti a una tastiera scrivono: tu perché hai fatto quello, tu perché non conosci quello, poi in realtà non fanno niente, non pubblicano niente. Guarda, Carlo, a scanso di equivoci,
a scanso di equivoci, mi perdonerà Emanuele se scoperchi un calderone. Anche noi non è che ci limitiamo ai libri, abbiamo fatto delle uscitine, diciamo degli scambi di opinioni. Manu ne è uscito certe volte con la costola inclinata, io ne sono uscito col tendine della spalla spostato. Non inclinata, rotta. Costo, cioè... rotta. Sì, però siamo sempre che... là, l'esperienza l'hai fatta, l'esperienza c'era. Invece quando l'esperienza non c'è... Non siamo topi certo, da vita. Certo. Ma infatti scusami, questa cosa qua lo dico giusto per, ci troviamo perché hai fatto riferimento prima, quando io sono stato dal maestro Taira è stata una cosa bellissima perché mi mostrai delle foto del maestro Hayashi da giovane e lui è rimasto un attimo così perché ha detto è strano che tu da quella scuola, perché lui ha detto io e Hayashi eravamo molto amici, ha detto poi è morta la scuola, vabbè, la solita cosa, e te strano che tu come studente vieni ad Okinawa. Io ho detto ma io sono stato prima là e poi sono venuto qua, però sono venuto per capire meglio qual è il bagaglio e tutta questa cosa qui. Allora siamo sempre là, fin quando tu vai, provi, ti metti in gioco, come diciamo sempre io ed Emanuele al telefono, noi ci mettiamo là, parliamo, ripeto, tutti possono scrivere sì però tu hai detto, tu hai fatto. Intanto noi siamo qua, stiamo parlando. C'è gente che invece non ha il coraggio, le palle di parlare e di fare. E penso concordi anche tu su questa cosa, che è importante. Concordo pienamente. C'è poco altro da aggiungere. Poi, per carità, non è che siamo dei picchiatori alla Motobu che andiamo per i peggio sobborghi di Torino a provocare risse. Sono tutti cambi con altri praticanti di altri stili. Certo. Ragazzi, io volevo ringraziarvi, mi fa molto piacere, diciamo, della disponibilità. Mi fa piacere che stiamo collaborando, stiamo cercando di divulgare almeno quello che secondo noi è importante. Poi ripeto, ci sarà sicuramente chi dirà che sono tutte stronzate, che criticherà, che farà, però l'importante è che noi viaggiamo per la nostra strada e soprattutto io invito a chi guarda e guarderà evitare di prendersi una troppa confidenza se uno non conosce, non sa, meglio che rispetto e basta, senza dire quello ha detto, quello ha fatto, perché poi queste cose qua sono quelle di Maria De Filippi, no? Dicendo vetrine, non hanno nulla a che vedere col karate. Ecco, per esempio, ieri l'ho detto nel video quando stavo parlando con Maurizio, che lui mi ha fatto riferimento a questa persona che ha scritto tu sei giapponese o non giapponese, vieni sul tatami, inizi a fare allenamento, ma non per uccidere, per ammazzare, per fare, ma fai allenamento. Poi dopo ci poniamo il problema, la letterina in giapponese. Allora io ho messo il nome mio qua in giapponese, non lo potevo mettere, perché io, poiché non parlo in giapponese, non lo posso mettere. Quindi non possiamo neanche leggere l'Ilia dell'Odissea, a meno che non parliamo greco. Bravissimo, ma infatti ho fatto lo stesso esempio. Scusa, allora fammi capire una cosa. Tu fai il pizzaiolo, stai a Bari, non puoi dire pizza, oppure non puoi chiamare il locale Napalè, per esempio, perché giustamente non sei napoletano, non parli napoletano, cioè è una cosa proprio ridicola e assurda. Io l'ho sempre detto, mio padre, ogni volta che lo chiedono, maestro, mio padre fa il giapponese, no, e chi parla in giapponese? Parli italiano, napoletano, e qualcosina di francese, giapponese, no. Voglio dire, non ha mai avuto problemi del genere. Comunque, ragazzi, è stato un grandissimo piacere. Ci rivediamo su questi schermi volentieri. Grazie di tutto. Buona serata a tutti, è stato un piacere anche per me. Condivido i tuoi inviti e aggiungo solo che magari sarebbe appunto il caso di portare avanti questi lavori anziché perdersi in questioni puerili o semplicemente appunto piccolezze. Certo. Su tutto, e non andare mai invece sul succo di quello che si fa, come appunto è capitato a te, quel signore che ha voluto contestare una cosa anziché analizzare quello che poi era il contenuto magari del post, del video e quant'altro. Certo. Va benissimo, concordo perfettamente. Ragazzi, allora ci vediamo settimana prossima, è stato un grandissimo piacere. Buona serata a tutti. Ciao ragazzi.